Oggi viviamo un giorno importante, questa linea della metropolitana di Riyadh è la più lunga delle sei, è lunga 42 km come una maratona ed è realizzata da tecnologia italiana, da imprese italiane, Salini, Impregilo, Ansaldo STS. Credo che sia molto molto significativo che l'Italia sia vista non soltanto come un paese dove andare a fare una vacanza ogni tanto, ma come un paese capace di offrire grandi opportunità. E da questo punto di vista lo sforzo del governo è quello di rimettere l'Italia al suo posto nel mondo. Basta con le polemiche, basta con chi vuole bloccare sempre e comunque tutto, basta con chi sa solo urlare, insultare e protestare. Quello che realmente importa, credo, agli italiani è che le cose tornino a funzionare. Qui oggi ci rendiamo conto di come gli ingegneri italiani, la qualità italiana, sia considerata un punto di riferimento fortissimo nel mondo. Il compito del governo è continuare a aiutare queste aziende e dal mio punto di vista posso dirlo una volta che l'Italia è ripartita, perché l'Italia è ripartita dopo tanto tempo, dopo tante difficoltà, ora è il momento di renderla sempre più solida nel mondo.